Pareggio pirotecnico nel derby dell'Immacolata tra Castelnuovo e Nereto finisce 3-3 con gli ospiti che dopo essere stati sul doppio vantaggio agguantano il pareggio nei minuti di recupero. Cambia modulo il tecnico di casa che per l'occasione si affida al 4-3-3. Orlando ne è al meglio, al suo posto gioca Cangemi, torna tra i titolari anche Prestiani, mentre in avanti la sorpresa si chiama Camara al posto di Ripa. Bitetto dalla sua deve fare a meno di Maidana che ha rescisso il contratto con i Vibratiani. Al centro della difesa torna Salvatori mentre in avanti gioca il tandem Boito Ristoschi. Il Nereto interpreta bene l'avvio di gara e dopo aver arginato alcune avanzate locali alla prima ripartenza passa in vantaggio. Ristoschi, schierato un po' a sorpresa in avanti, va via bene sul filo del fuorigioco trovando l'intervento fuori tempo di Terrenzio in aria e per Tropiano di Bari ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Dagli 11 metri Natale intuisce il lato ma non può nulla sull'esecuzione perfetta di Boito. Il vantaggio aumenta l'autostima del Nereto che non si accontenta e tre minuti più tardi trova il gol del raddoppio. Bene Sant'Angelo sulla destra a farsi vedere in avanti e servire al centro dell'area Boito, il quale di prima intenzione mette alle spalle di Natale. Sesta rete in campionato per l'ex Rende. Il Castelnuovo prova a scuotersi e protesta con il direttore di gara quando D'Egidio va giù dopo il contatto con Ferrini, ma in questa occasione il direttore di gara fa proseguire tra le proteste dei giocatori di casa. Ancora Castelnuovo prima della mezz'ora. Calcio di punizione che manda il tiro dal limite Alfieri con la palla che si impenna e trova la deviazione vincente di Prestiani, ma il guardialinea a negare la gioia del gol all'ex Cosenza. Il Nereto si difende bene quando riparte, lo fa con molta personalità passando sempre per i piedi di Boito. Il numero 10 difende bene un pallone al centro dell'area ma a negargli la gioia della tripletta personale Natale con un intervento alla disperata, poi Terrenzio in scivolata ci mette una pezza allontanando la sfera. Di Fabio corre a ripari ed inserisce Ripa per Camara, ma le cose non cambiano. Ristoschi prima del 40° prova a iscriversi sul tabellino dei marcatori ma la sua conclusione si spegne sulla parte alta della traversa. Dall'altra parte ci prova Alfieri a riaprire la contesa prima del finale di prima frazione, ma il tiro dal limite è messo in angolo da un attento De Luca. Ad inizio ripresa Di Fabio mette in campo Morelli per Prestiani, tornando di fatto al 4-2-3-1 e alla sua scelta viene subito premiata. Morelli crede in un pallone vacante e si guadagna un corner preziosissimo. Dagli sviluppi Emili fa proseguire la sfera dalle parti di Ripa che sottoporta riporta su in partita. Sesto centro per l'attaccante finora. Il Castelnuovo prova a cavalcare il momento e protesta di nuovo con il direttore di gara quando Ludovici entra a contatto con Ferrini, ma anche in questa occasione il direttore di gara fa proseguire. I neroverdi spingono e trovano questa volta sì la massima punizione al 23° quando Tropiano vede un tocco di mano di Salvatori. Dagli 11 metri si presenta Ripa ma l'attaccante si fa ipnotizzare da un De Luca monumentale. Il portiere è bravissimo anche un minuto più tardi quando dice no al colpo di testa di Terrenzio dagli sviluppi di un corner. Il Castelnuovo chiude il Nereto nella propria metà campo ed il pareggio meritato arriva al 24°. Batte e ribatte all'interno dell'area rosso-blu. Ripa è il più lesso di tutti e con un colpo liftato mette in buca d'angolo. Il Nereto, colpito nell'orgoglio, ha un sussulto prima della mezz'ora con Cipriani. Calcio di punizione velenoso dalla distanza del centrocampista. Natale battezza male la traiettoria ma a salvarlo e la traversa centrata in pieno dal numero 8. La gara non ha un attimo di pausa e dall'altra parte D'Egidio ad involarsi verso la porta, ma questa volta è fondamentale il ripiegamento della difesa che si aiuta anche con la traversa. Di Fabio cambia ancora e con le forze fresche trova il gol del vantaggio. Sanseverino da poco in campo è il più reattivo di tutti a credere in una respinta corta di De Luca e con il destro batte lo stesso sotto la traversa. Rimonta effettuata per Terrenzio e compagni, ma il Nereto di Bitetto ha 7 vite ed in pieno recupero trova il gol del pareggio. Angolo contestato dal portiere Natale dopo il tiro di Ristoschi, dalla bandierina difesa immobile a punire i locali ci pensa un colpo di testa di Nardini da due passi. Alla fine fa festa solo il Nereto con un pareggio che sa di buon auspicio per il futuro, mentre il Castelnuovo non riesce a mettere fine a un momento no che dura ormai da più di un mese. Da salvare solo la parte centrale della sfida perché l'inizio e la fine sono da film dell'orrore. No, l'inizio sicuramente disastroso quando si è chiesto proprio quello di avere subito un approccio alla partita di un certo tipo perché dovevamo subito metterla su certi binari, invece non è stato così. Abbiamo preso su due gol incredibili e poi niente, poi è fatto fatica, però la squadra ci ha creduto sempre, abbiamo aggiustato un po' di cose e la partita era riuscita a vincere nonostante tutte le disavventure che c'erano state in questa gara.
poi puntualmente gli episodi ci danno una mano. Io, cioè, un calcio d'angolo che non esiste, cioè, non c'è un calcio d'angolo, poi dopo ci pigli gol, no? Adesso in questo momento qualsiasi cosa fai la paghi a caro prezzo, è quello che dà fastidio, perché i ragazzi avevano sbagliato, sì, però ci avevano creduto e avevano fatto una grandissima impresa vincendo una partita sul 3-2, poi dopo c'è sempre qualcosa e qualcuno che ci rovina i piani. No, dell'umore sì, senza dubbio, anche perché comunque il primo tempo abbiamo fatto una buona gara, oltre alle due reti, addirittura abbiamo avuto anche la possibilità di farne una terza, poi nel secondo tempo effettivamente siamo stati un po' più fermi noi, e loro si sono rivitalizzati perché hanno creato, insomma, davanti alla nostra area di rigore si vedevano, avevano spunti maggiori, palla al piede rispetto ai nostri, e poi un risultato che è chiaro che a noi sta bene, è un peccato perché sul 2-0 non dovevi, è un peccato tutto, però lo prendiamo veramente come di buon auspicio. Ecco, e la mossa di mettere Ristoschi davanti vicino a Boito è una mossa studiata o era di necessità virtù? No, di necessità, anche perché Pedalino è uno che non regge tutta la partita, per cui ho preferito mettere in campo soprattutto giocatori che rendono, poi Ristoschi, Mark, lo chiamo io Mark, e in quel ruolo ho anche giocato altre volte, tant'è vero che ha fatto bene, il secondo tempo un pochettino meno. Si è un po' fermato pure lui, però questa era l'idea. Poi Boito l'ho dovuto sostituire perché comunque non ha avuto un problema all'adduttore, si è dovuto fermare, però va bene lo stesso. Ecco, per le prossime partite sappiamo che si giocherà quasi sempre fino a Natale, come si fa?